Ciao, ciao a tutti ragazzi, eccomi di nuovo qui con voi per la mia rubrica Le voci del teatro. Oggi abbiamo con noi Rossella Mucci, l'autrice di Quotidiano Pane, una commedia comica da risvolto amaro. Ciao Rossella! Ciao, buonasera! Come vai ragazzi? Senti, questa commedia Quotidiano Pane andrà in onda martedì, poi lo rivedremo tante volte, martedì 30 e mercoledì 31 alle 21 al Teatro Tor Bella Monaca, giusto? Sì, giusto. Allora, parliamo un po' di Quotidiano Pane, questa commedia comica, qui veramente parla di tante cose, no? Dalla sede del potere, così? Sì, è nata da l'ultima campagna elettorale, se le seguivo e mi è tenuto questo spunto e ho cominciato a scrivere e da lì poi è nata Quotidiano Pane. Perché veramente c'è ragione. Una rappresentazione di un talk show televisivo inventato, vedi? Una campagna elettorale con candidati inventati di un paese inventato. Aia. Però dentro c'è praticamente tutto quello che io ho percepito, perché è una personale opinione, insomma, di quello che è la politica intorno a noi, la maniera di rovinarcela da parte delle TV e tutto quello che gira, insomma, intorno a questo finto palcoscenico. E quindi c'è questa ironica e sarcastica, a volte proprio pungente, rappresentazione di quello che è l'apparenza rispetto all'essere, ecco. Infatti, guarda, io ho più o meno capito che è una commedia comica da questo risvolto amaro, che è quello della sede di potere, giusto? Sì. E delle cattive abitudini dei politici che si alleano con altri quando per le loro posizioni cambiano tutto secondo le convenienze o la convenienza. Sì, questi quattro ipotetici finti candidati sono persone che cambiano addirittura logo, nome, simbolo, diciamo, proprio in visione di questa campagna elettorale, dove però sono tutti già pronti a future prossime alleanze, se non andrà come vogliono loro, insomma, che è quello che alla quale assistiamo ogni volta che è vero, assistiamo a una campagna elettorale. Confermo e approvo. Poi anche una descrizione politica e sarcastica della TV, che è generalista, no? Con tutti questi personaggi così, che sono furbetti, che cercano di accontentare tutti e poi scontentano tutti quanti alla fine. Così. Sì, la TV che si mette praticamente, che si prostra al potere politico, che fa di tutto pur di apparire, insomma. Beh, infatti, purtroppo la TV che è molto. Secondo me la televisione, come tante cose ormai, perché verrà battuta da tante altre cose, ma è stata prima anche un potere politico, proprio la televisione stessa, non solo i mass media, ma tutta la televisione in particolare, che era quella dove si osservava il mondo e quindi dal mondo si percepirono tante cose che, se trasmesse male, venivano anche intese male. Sì, e poi ecco la finzione, quello che ci fanno vedere, quello che vediamo, quello poi che in realtà poi ci appare non detto, ma lo vediamo nella quotidianità, nelle cose di giorno, appunto Quotidiano Pane. Mi hanno chiesto tante persone, ma non si dice pane quotidiano, infatti te lo dicevo. Dimmi. Tante amiche, amici, conoscenti mi hanno detto: sai, ma non si dice quotidiano pane. Pane quotidiano. Dico sì, pane quotidiano, però nella mia testa, quando era questo titolo, diciamo, ho pensato il pane quotidiano è quello che anche misticamente ci appare come il cibo, quello di cui ci nutriamo, no? Invece il quotidiano pane mi appare un po' la rottura di scatole quotidiana, cioè l'appellamento quotidiano, questo quotidiano pane di retorica, di finto buonismo, insomma, l'ho voluta proprio mettere su in parallelo con quello che, appunto, l'essere e l'apparire, quello che ci serve e quello che invece ci danno. È vero, anche perché poi spesso lo fanno anche all'ora di pranzo, tutte queste cose. Che tu mangi e vedi tutte le varie cose, che non è il caso di... Anche perché la commedia si svolge, cioè non si vede, ma si parla delle elezioni in questa isola, in questa fantomatica finta isola. Come si chiama l'isola? Ah, ha un nome l'isola? Ma Buona Crosta. Oh, bella! È stata chiamata proprio Buona Crosta, il nome del pane, perché è un'isola famosa al mondo per il pane,
che si trova di fronte a questa crisi politica di identità, che poi è quello che noi come italiani siamo famosi per il cibo, per il turismo, per l'arte, per la cultura, e ci troviamo in piena crisi di identità, di valori, non ci riconosciamo più in alcune cose, non troviamo più, come si dice, a cosa abbracciare per sentirci un popolo degno di tale nome, ecco. E Buonacrosta sta così, è un'isola piccola, famosa in tutto il mondo per il pane, che si trova in crisi e devono ritrovare la loro identità di carini mondiali. Ma è incuriosito, vengo subito a vedere, sono curiosissima. Quindi ragazzi, diciamo, allora andate in onda, lo ripeto, martedì 30, mercoledì 31 al Teatro Tor Bella Monaca. E vuoi dare l'indirizzo anche? È a via Bruno Cirino, il Teatro Tor Bella Monaca, in piena Tor Bella Monaca, all'altezza del centro commerciale Le Torri. Sono aperti tutte le mattine dalle 10:30 per prendere gli appuntamenti, per le rotazioni, per qualsiasi cosa si voglia chiedere. Però dobbiamo dire altro, innanzitutto ci sono le musiche di Marco Abbondanzieri. Musiche di Marco Abbondanzieri, sì, che è fissa persona, fissa figura che si occupa delle musiche, delle commedie che... lo so, è anche fa parte del nostro staff di Radio.Stereo. Poi ci sono altre persone da citare, vuoi sapere tutto? Chi c'è? Chi c'è? Allora, io recito nella commedia assieme a Claudia Cauduro, nonché moglie di Marco Abbondanzieri. Brava, grande! Poi ci stanno gli altri attori, sono Stefano Delfino, Andrea Alexandra Delfino, poi c'è Luca Tessellongo, Francesca Arelis Lollobrigida, e abbiamo Emanuela D'Anastasio. E noi siamo questo gruppo, insomma, di persone che portano a scena campagna elettorale di Buonacrosta. Vabbè, io mi hai fatto venire voglia di mangiare un panino. Il pane, mi viene in mente il pane, che bello, quanto è buono il pane, noi italiani. Il pane, il pane è l'alimento, come si dice, più conosciuto al mondo, è l'alimento più buono, è quello che ci fa pensare alla casa, alla bellezza, agli affetti, all'amore, cioè il pane ti riconduce proprio a qualcosa quasi di mistico, di religioso. Sì, una cosa impressionante. Mettendo proprio al centro di una crisi di identità di un paese, farlo diventare quotidiano pane, rovesciare la medaglia, questo la prima del titolo, significa proprio mettere proprio in crisi e in considerare e prendere proprio atto del fatto che siamo in crisi, che c'è una crisi di valori, di identità. C'è una crisi mentale, secondo me, è stata tutta da tante cose, anche dal Covid, che lì poi il pane è fatto male, chi ci riusciva, chi no, il lievito chissà, comprato chissà dove, in qualche clandestino posto, che non si poteva uscire, non lo so, però. Quindi da lì in poi... E sono nate le preoccupazioni per quanto riguarda il pane, però il pane è buono, lo facciamo ancora, grazie, veramente. Meno male, se perdiamo anche la capacità di... Però mi piace questa diatriba tra pane quotidiano e quotidiano pane, bellissima, stupenda. E quello poi venite a vederlo e vi rendete conto di quello che abbiamo voluto presentare, insomma, è un piccolo spaccato perché ce ne sarebbe da parlare sul mondo politico fino all'infinito, però metterlo in chiave così ironica e regalare un'ora di risate, insomma, di fronte a una parodia, un'ironia, però su argomenti che alla fine danno uno spunto di riflessione, no? Offrono uno spunto di riflessione. Ma il comico sa fare questo e altro, lo sappiamo, sì. Bene, soprattutto questo e anche altro. Comunque, ripetiamo tutto, allora, martedì 30 e mercoledì 31 alle ore 21 al Teatro Tor Bella Monaca, e quindi prenotate qualche cosa, cercate, insomma, l'opera si chiama, l'avete visto, insomma, l'opera teatrale si chiama Quotidiano Pane, ormai lo sapete, non pane quotidiano, Quotidiano Pane. Grazie a voi, grazie.